2K Games, Firaxis Games, powered by Unreal Technology. Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti a un nuovo Let's Play in compagnia mia. Questo gioco è appena uscito, sono abbastanza emozionato, è XCOM Enemy Unknown, un remake di uno dei miei giochi preferiti nella storia dei videogiochi. È un gioco molto molto bello. Vi racconto un attimo una storia molto molto veloce. Il gioco è uscito un bel po' di tempo fa e c'era nell'aria questo remake. Un remake che però doveva essere un FPS, un gioco in prima persona. Però i fan hanno decisamente travolto l'azienda che ha fatto il gioco dicendogli no, vogliamo uno più simile all'originale, e quindi il progetto è stato ricominciato da capo ed è uscito questo. Il gioco è uscito da un'ora più o meno su Steam e a me è arrivato questo insieme a Civilization 5, di cui qualcuno ha visto una piccola introduzione, ma sicuramente farò un altro tipo di tutorial, ho intenzione di rifarlo un pochino. Ho modificato un po' le impostazioni, ma direi che possiamo anche tuffarci e provare questo giocatore singolo. È la prima volta che avvio il gioco. Per i giocatori con una certa esperienza nei giochi tattici, io il gioco conosco bene le meccaniche del gioco, ma non di questa versione, quindi vediamo, modalità hardcore, tutorial lo voglio perché voglio vedere e imparare anche con voi se ci sono delle meccaniche un po' particolari, e accettiamo. Giustamente, questo è un gioco di che tipo? È un gioco in cui siamo un'associazione, l'XCOM, che combatte gli alieni. Le possibilità sono due: o siamo soli nell'universo oppure non lo siamo, ed entrambe sono ugualmente terrificanti. Arthur C. Clarke. Salve, comandante. In seguito alla recente incursione extraterrestre, questo Consiglio delle Nazioni ha deciso di approvare l'attivazione del progetto XCOM. Lei è stato scelto per guidare l'iniziativa e sovrintendere la nostra prima e ultima linea difensiva. I suoi sforzi saranno cruciali per il futuro di questo pianeta. La invitiamo a tenerlo presente durante il suo incarico. Buona fortuna, comandante. Ho la pelle d'oca, ragazzi. Veramente una bella presentazione iniziale. Come vedete, siamo il comandante di una squadra. La loro ultima trasmissione, signore. Passatemi Voodoo 3-1. Un
Ah, abbiamo, ok, operazione Astro Diabolico, direttamente in una missione, siamo in una colonia, a colonia, in Germania. Se possibile cerca sempre di spostarti per prendere i nemici ai fianchi, sarà più facile colpire i bersagli e infliggere colpi critici, perfetto. Briefing della missione. Verrete inviati in Germania. Alle 19 ora locale, diversi oggetti non identificati sono caduti sulla Terra. Esclusa l'ipotesi di un satellite abbattuto, riteniamo che questi oggetti siano di natura extraterrestre. Poco dopo l'impatto, ufficiali tedeschi hanno segnalato isteria di massa e strani eventi atmosferici intorno a una delle zone colpite. Poi si sono persi i contatti. Alle 21, un elicottero con a bordo una squadra di ricognizione tedesca è caduto sotto il fuoco nemico. Come saprete, la Germania è uno Stato membro del Consiglio e ha chiesto il nostro aiuto. La nostra missione consiste nel valutare la situazione, verificare lo stato della squadra di ricognizione tedesca e indagare sugli oggetti alieni. Centrale, chiudo. Ha detto tutto lui, gli obiettivi della missione sono appunto valutare la situazione del luogo, indagare sugli oggetti di origine extraterrestre e cercare una squadra di ricognitori. Diamo pronti all'ingaggio? Avvia missione! Centrale, qui Big Sky, abbiamo trovato il luogo dello schianto. Ricevuto, Voodoo 3-1. Segni di attività? Negativo, laggiù non si muove nulla. Ok, atterrate nei paraggi. Devo dire, molto molto bello questa ambientazione con la missione, il briefing, perché nella versione originale mancava un po' di storia tra una missione e l'altra. Era un po' una successione di tante missioni, bellissime come meccanica, però ci mancava qualcosa di storia. Questo è, sembra una missione molto molto bella. Una cosa particolare di questo gioco è, rispetto all'originale, che in XCOM si avevano tanti tipi di militari diversi, nel senso che avevamo tantissime persone in squadra. Vedete tutto? Affermativo, squadra Delta. Prima le priorità, non restate allo scoperto, cercate un riparo. Chi ha fatto questo è ancora a piede libero. E qua invece abbiamo meno persone. Delta 1, in avanscoperta. Quei detriti laggiù ti forniranno una buona copertura. Raggiungili. Ok, abbiamo la nostra squadra qua. Possiamo muoverci. Ok, abbiamo la nostra squadra composta da questi quattro, che sono Greg Dixon. Seleziona. Ah no, ok. Usa il mouse per selezionare la posizione evidenziata e muovere il soldato. Dobbiamo muoverci qua. Come vedete, anche questo gioco è fatto a quadretti. Ci vediamo in isometrica abbastanza. E direi di metterci qua. Il nostro personaggio si è nascosto da questa parte. Fino a due volte per turno. Il numero delle mosse rimanenti è indicato nella barra dell'unità. Vedete, due barre da questa parte. Ok. Vedete, una e due. Ora avanza verso quel veicolo. Sempre tu? Vai qui. Delta 2, raggiungi i detriti. Un secondo solo che modifico un attimo le opzioni video. Ho messo tutto al massimo giusto per vedere cosa succede. Non posso modificare altro qua. No, giustamente dove... Ah, grafica, scusate. Vediamo di mettere qualità media. Scusate, non alta ma media. Ok, un pochino più fluido e non cambia più di tanto. Ok, tenete premuto il tasto A, ti verrà mostrata ogni possibilità di spostamento. Così. Ok, questo è il mio raggio d'azione, come potete vedere. E posso arrivare fino là. Tasto sinistro mentre sei in modalità spostamento per uscirne. Ah, ok, tenendo premuto vedo, vedete tutta la porzione intorno. Qua posso premere comunque qua e spostarmi qua. Spostati tu, spostati qua. Cos'è che non funziona? Dai, Gonzales. C'è qualcosa che non funziona. Dai. Ah, ok, tasto destro. Non ti offriranno una grande copertura, ma è meglio di niente.
C'è un buon riparo più avanti. Avanza verso quella posizione. Come vedete, l'icona degli scudi è... quando è piena il soldato ha copertura totale. In questo caso non è tanto. Se noi ci mettiamo invece qua... Delta 3, raggiungi il veicolo più avanti. Vedete che adesso è... al questo pieno. Qua abbiamo la possibilità di fare lo scatto per uscire dalla porzione, ma mettiamoci pure dietro questa macchina. Centrale, rilevo del movimento. 30 metri a nord della mia posizione. Una volante. Ricevuto, raggiungi il prossimo veicolo e vai in posizione strategica. Abbiamo qua in fondo l'oggetto non identificato, quindi ci avviciniamo pian piano. Direi di andare qua. Delta 4, vai a controllare. È lontano dalla tua posizione e non ci sono ripari tra te e l'obiettivo. Perciò fai in fretta. Ok, vediamo di andare da questa parte. Scattiamo. Tra l'altro la visuale si è modificata. Scattiamo fino a qua. Molto bello. Ma che diavolo? Che cosa vedi, Delta 4? Rapporto. Sembra uno dei ricognitori, signore. È come se qualcosa... È un tuo uomo, Delta 4? Negativo, signore. È qualcun altro. Ilf. Dottoressa Valen, cosa sta dicendo? Sta dicendo... aiutatemi. La trasmissione radio viene da un punto a nord rispetto alle coordinate della squadra. Dalla sua intensità direi che proviene dall'interno di una struttura. Grazie, dottoressa. Delta, avanzate e infiltratevi nell'edificio. Mi raccomando, restate al riparo. Un soldato può coprire lunghe distanze con uno scatto, così facendo consumerà entrambe le azioni e concluderà il suo turno. Quindi usa tutte e due le azioni per potersi muovere, però riesce ad arrivare facilmente qua. Scatta pure. Vedete, ha concluso le sue due azioni e adesso ha finito la sua porzione. Vediamo chi tocca al prossimo. Muoviamoci. Questa è una missione guidata. Molto bene. Centrale, c'è molto sangue qui. Ricevuto. Scopri da dove proviene. Ok, cosa carina è che possiamo muoverci con i tasti direzionali e voglio vedere un attimo come si fa a girare. Se si può girare la visuale. Muoviamoci pure qua dentro. Centrale, credo di aver trovato un altro ricognitore. O ciò che ne rimane. Ma questo non ha senso. Sembra che sia morto da una settimana. Ancora più sconcertante è la causa della morte. Sembra che sia stato sventrato da qualcosa che è emerso dal suo interno. Signore, visuale sull'obiettivo. Chiedo il permesso di avvicinarmi. È l'unica copertura tra voi e quell'edificio. E non sappiamo ancora cosa c'è là fuori. Avviciniamoci? Dai, vai. Parlami, soldato. Che cos'è? Non ho idea di cosa sia, ma posso confermare che non è un satellite. Ok. Bene, squadra Delta, siete quasi all'edificio. Vediamo. Proseguite. Di arrivare anche con Yamazaki, la nostra giapponesina. Ok, gente, è ora di entrare. Ok, siamo tutti quanti da questa parte, direi che possiamo entrare. Delta 1, c'è una finestra davanti a te. Diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata qua della finestra? Qui. Noto con piacere che ci sono... In posizione, è libero. Abbiamo guardato dentro la finestra, quindi possiamo guardare dentro l'edificio. Ricevuto. Entra e portati in copertura. Bellissimo questi tipi di filmati che entra la finestra così. Delta 2, quella porta ci intralcia. Abbattila. Ricevuto. Uno scatto fin qua. Dovrei passare attraverso la porta, come si vede dalla figura. Molto bello. Delta 3 si muove tranquillamente qua. La porta è aperta. Noto che ci sono le bandiere sulla schiena. Centrale, abbiamo avvistato il bersaglio. È armato. Ricevuto, Delta 3. Ok, gente, portatevi in posizione, ma non avvicinatevi. Dottoressa, veda se riesce a comunicare con lui.
Gli dica di gettare l'arma. Muoviamoci qua. Ci proverò. Allo, Conan Simi Hören. Wir sind hier um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen. Più o meno dice siamo qui per aiutarti. Sembra che sia sotto shock. Andiamo a muoverci. Occhi aperti, gente. Questa storia non mi piace. Molto bello. Molto, veramente molto bello questo gioco, come si presenta. Faccio notare che ci sono tutte queste linee, che è la nostra area di movimento, e si adattano veramente alla perfezione col terreno, devo dire. È una cosa molto molto bella. Delta 3, avvicinati e disarmiamolo. Con cautela. Dai. Ah, una granata in mano. Mio Dio. Ah. Un alieno. Che diavolo succede? Mi ha sparato. Mi ha sparato a terra. Maledizione. C'è un alieno! È a terra! Delta 1 è a terra! Mi stanno cerchiando! Centrale! Siamo sotto fuoco nemico! Quel tizio mi tiene bloccata! Sono sotto attacco! Fuoco di soppressione anche c'è. Maledizione! Delta 2 sei circondato! Cerca un riparo migliore! Dobbiamo muoverci? Dove sei? Tu devi andare da qualche altra parte che non sia qua. E devo deciderlo io. Ah no, ok, qua. Vai. Bene, Delta 2. Armi autorizzate. Ok, interfaccia tattica di combattimento. Invio. Ok. Quindi si passa in questa visualizzazione e adesso posso decidere come sparargli. Guardia, attacco, copertura. Granata. Guardia, ok, attacchiamolo e cosa devo fare ancora? Invio. Oh, funzionato. Bel colpo. Molto bello anche come sistema di... 4, sei libero di muoverti. Vattene e mettiti a riparo. Sposta la visuale sul campo di battaglia per... Ah, ok, anche ADVS servono per muovere la porzione. E vediamo di spostare il nostro Delta 4. Ci spostiamo qua. Lancia una granata contro il nemico di fronte a te. È qua dietro. Quindi vediamo di fare invio. Passiamo alla porzione. Lui cerca di guardarci. Con destra e sinistra vediamo di passare alla granata. E la granata la possiamo buttare qui. Bingo! Ora preparatevi al loro contrattacco. Ne arrivano ancora? Attento Delta 4, ne arriva un altro alle tue spalle. Merda. Resti solo tu Delta 2. Vediamo di ribaltare la situazione. Cerca una posizione per prendere il nemico ai fianchi. Ok, tu sei Delta 2, Gonzales, ce n'è uno qui, quindi possiamo accerchiarlo, ovvero passare di qua. Perfetto, da lì hai un'ottima visuale. E attacchiamo. Attacca. Ottima visuale perché lui, vedete, è fiancheggiato in questo momento, crede che sia la sua dall'altra parte della barricata praticamente. Quindi attacchiamo, abbiamo il 75% di successo. Vai. Preso. Centrale, credo sia finita. È fatta. Ricevuto Delta 2. Recupera i corpi e torna allo Sky Ranger. Oddio, lo Sky Ranger è il nome del veicolo con cui si arriva anche nell'1. È in XCOM l'originale.
tutto inizia, abbiamo un achievement sbloccato. E adesso possiamo decidere la posizione della base. Inizieremo, vediamo, da, visto che siamo italiani e questo forse è anche il primo let's play, facciamo una bella base in Italia. Bonus continente, maestria. Ah ok, c'è diversità. Allora, vediamo, Nord America dice cielo e spazio, l'acquisto, la produzione e la manutenzione dei velivoli, delle relative armi costano 50 in meno. La costruzione e la manutenzione di laboratori scientifici e rimesse costano di meno. Battaglia futuristica, tutti i progetti della fonderia e allestramento costano 50 in meno. L'autopsia e gli interrogatori sono completamente istantanei. Completate istantaneamente. Aumenta il 30% i finanziamenti mensili dell'XCOM. Carino. Comunque facciamo Europa e confermiamo. Affermativo, torniamo a casa. Questo sarebbe lo Sky Ranger, molto bello. Molto somigliante anche alla versione originale. Purtroppo uno da solo. Che cosa sono? Qualunque cosa siano, hanno quasi annientato i nostri soldati migliori. Se volete scusarmi, dottori, il comandante attende in sala di controllo. La loro tecnologia bisognerà impararla anche. In tal caso direi che il nostro lavoro ci attende, dottore. Ok. Benvenuto. Grazie. Nel QG dell'XCOM. Sono l'ufficiale Bradford. Il mio ruolo nel progetto è duplice. Fornire supporto tattico alle operazioni militari e tenerla informato sulla situazione. Il mio supporto dovrebbe permetterle di concentrarsi sui problemi più importanti. A proposito, abbiamo un soldato in attesa di promozione nella caserma. Lo lascerò a lei. Wow! Questa è la nostra base? Sì. Comandante nella caserma. Comandante nella caserma. Selezioniamo la caserma, vediamo un po' cosa succede. Comandante, il soldato la attende nell'armeria, situata all'interno della caserma. Visualizza soldati? Questo è il nostro soldato Ivan Gonzales. Soltanto una recluta della squadra Delta è tornata dall'ultima missione, comandante. E direi che una promozione è il minimo. L'icona della promozione accanto all'abilità indica che un soldato è pronto per la promozione. Seleziona abilità per promuoverlo. Come saprà, comandante, ogni soldato è diverso. Questa particolare recluta si è dimostrata abile con le armi pesanti. Man mano che farà esperienza sul campo, dovremo continuare. Quindi ad possiamo specializzare i singoli soldati, una cosa molto molto bella. Nuovo addestramento, addestramento lanciarazzi. Ok. Oltre all'equipaggiamento standard, questo soldato porterà anche un lanciarazzi. Gli alieni. Quindi praticamente, man mano che lui comincia a fare. Ah, comandante, la dottoressa Valen la invita nei laboratori di ricerca. Perfetto, adesso ci vado. Sembra importante. E la nostra. Comandante nei laboratori di ricerca. Comandante. Adesso ci vado. Comunque nella caserma abbiamo visto che c'è un. A seconda dell'esperienza che fa l'unità, ha diversi gradi e acquisterà diverse abilità in sostanza. E. Lui è il soldato pesante, ma ce ne saranno altri. Andiamo nella laboratorio. Salve, comandante. Sono la dottoressa Valen. Sovrintendo i laboratori di ricerca. Qui si svolge tutta la ricerca e lo sviluppo dell'XCOM. Abbiamo iniziato ad analizzare i manufatti recuperati nel primo incontro con gli alieni. In base alle prime scoperte, riteniamo di poterli sfruttare per sviluppare del nuovo equipaggiamento per i soldati. Con la sua approvazione, inizieremo subito la ricerca. Quindi una cosa molto importante che c'era anche nell'XCOM originale, la possibilità di ricercare le tecnologie aliene e sviluppare degli armamenti contro queste. Quindi sfruttare il fatto di poter ritorcere contro le armi, in sostanza. Abbiamo xenobiologia.
Normale 8 giorni, costo del progetto 4 cadaveri di sectoide e ce li abbiamo. No, ci mancano ancora 2 cadaveri di sectoide in realtà. E i sectoidi sono i sectoid che c'erano nella versione originale, sono gli alieni che abbiamo trovato fino adesso. È fondamentale ottenere dati precisi sulla fisiologia degli alieni per sviluppare armi e tattiche più indicate nel combattimento. Poi abbiamo frammenti d'armi. Costo del progetto 5 frammenti d'armi. Questi frammenti sono tutto ciò che resta delle potenti armi aliene incontrate finora. Ulteriori studi potrebbero portarci a migliorare i nostri programmi di sviluppo degli armamenti. In più abbiamo materiali alieni, 8 giorni anche questo, tutte 8 giorni, ok, abbiamo 5 frammenti di armi, sembra che usino dei materiali più leggeri, più resistenti di quelli a noi noti. Il loro esame ci ha dato diverse idee su possibili utilizzi per migliorare le attuali corazze dei soldati. E vediamo di fare o armi o materiali alieni, direi di cominciare con materiali alieni. Grazie, comandante. Questa ricerca richiederà del tempo. Quando sarà completa, la Ottimo. Avvertiremo. Comandante, in sala di controllo. Comandante. Sembra che lei sia richiesto altrove. Arrivederci, comandante. Nel caso recuperiate degli altri manufatti durante le operazioni sicuramente sul campo, ne recuperiamo. Sarò più ne che felice di studiarli. Comandante. Quindi abbiamo ricerca e caserma. Comandante, andiamo in sala di controllo a vedere cosa succede. Il nemico sonda le nostre capacità, comandante. Abbiamo notizie di attacchi simultanei in 2 diversi paesi. Possiamo rispondere soltanto a uno. La nazione che aiuteremo donerà più risorse alla causa, mentre il livello di panico del paese che non aiuteremo aumenterà. Non è una decisione facile. Quindi abbiamo già una divisione, forza. Diciamo, nelle due cose. Abbiamo una denuncia a rapimenti alieni, i luoghi dei rapimenti, che sono l'America e Hong Kong. Quindi uno da questa parte e uno a Kansas City. Possiamo scegliere quale dei due. Facile, da questa parte la ricompensa sono 4 scienziati, da questa parte la ricompensa sono 200 soldi, che credo siano, sono uguali al simbolo dei Simoleon di The Sims. Diciamo che andiamo negli Stati Uniti. Confermiamo, è il 1 marzo 2015, faccio notare. Ricevuto. Le truppe sono pronte e in attesa nell'hangar. Comandante, prima di schierare la squadra, potrà scegliere quali soldati inviare in missione. Mi sono preso la libertà di chiamare il nostro veterano. La sua esperienza lo rende un elemento prezioso sul campo. Ok, abbiamo il nostro veterano, che è il soldato Gonzales. E possiamo modificare l'unità, personalizzarla, ad esempio cambiando il nome, il cognome, l'etnia, la voce, la testa, un sacco di robe. E Ivan Gonzales, argentino. Etnia cosa cambia? Ah, ok, la faccia. Oddio, lo volevo come prima, così, ok. Carnagione, baffi, motivo corazza anche. Fico. Ok, questo lo faremo nella... voglio lasciarlo a voi per la prossima volta. E ditemi un po' come si chiameranno queste 4 reclute. Fatemi sapere cosa, come volete chiamarle nei commenti qua sotto. Se vi piace questo gioco come adesso, a me piace veramente tantissimo, spero di poterlo continuare. E che dirvi, mi è piaciuto veramente tanto. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste. And be brave!